eccoci arrivati finalmente allo stand dei GoPro, grande evento ieri sera dell'azienda che ha lanciato sul mercato le action camera per la prima GoPro Hero tanti anni fa. Arrivano le Hero 5, due nuovi modelli, e arriva anche il drone Carro che facciamo vedere in un video separato. Hero 5, gamma semplificata, solo due modelli, la Hero 5 Session, il piccolo cubotto, quello veramente piccolo e compatto, e la Hero 5 Black, la top di gamma. Cosa cambia? Entrambe aumentano il video stabilizzato, entrambe riprendono in 4K e entrambe sono subacquee fino a 10 metri, ma dopo ovviamente sono gli accessori per arrivare ancora più in fondo. Novità, si attivano con i comandi vocali, per dire Hero 5, take a selfie, take a picture, e loro scattano una foto, e ovviamente sono entrambe controllabili anche da smartphone tramite l'app oppure con tutti gli accessori della gamma GoPro. Le differenze: la Hero 5 ovviamente ha maggior qualità e ha un sensore da 12 megapixel, la Hero 5 Session ha un sensore da solo 10 megapixel, inoltre la batteria di questa qua è integrata, mentre invece nell'altra è removibile. Comunque qualità, soprattutto dimensioni ingombri, la possibilità di montare un case esterno un pochino più grosso per la Hero 5. Queste sono le due nuove action camera, ma ovviamente la sorpresa è per il drone, ma per questo un altro filmato.